Ciao! Allora, benvenuti nel video dei lo compro che riesco a fare nel mese di marzo 2018. In pratica sono tutti pochi campioncini che ho provato e posso decidere se acquistare il prodotto oppure no. E ora lo scopriamo insieme se mi è piaciuto oppure no. Allora, il primo che vi mostro è questo. È il bagno doccia dell'Yves Rocher ai fiori di Thierry e Yang Yang. Allora, questo era una mini taglia da 50 ml. Comunque, ho segnato il prezzo da qualche parte, eccolo qui, 200 ml vengono 2,70 euro, mentre 400 ml 3,95 euro. Tutte e due le confezioni sono punti verdi, quindi non sono mai scontabili, a meno che non ci sia un'offerta tipo un 2x1 o un set offerta. Cosa dire di questo prodotto? Credo che sia valido per l'estate o per le docce molto frequenti, perché è vero, ha un buon profumo, è delicato, esatto, è fresco, anche un pochino dolce, però non fa schiuma, il profumo non si diffonde nella doccia durante, mentre ci laviamo con l'acqua calda, non persiste neanche sulla pelle, quindi è proprio per una doccia veloce. Ad esempio, può andare bene da portarsi dietro, portarsi in palestra, oppure se facciamo la doccia tutti i giorni ed è una cosa veloce, ecco. Perché il potere pulente è ottimo, si rimuove facilmente, non irrita la pelle e anzi, dopo averlo applicato, non si sente il bisogno di utilizzare la crema idratante. Quindi davvero un lava e vai, pronti e via. Però fa il suo lavoro, ok? Promette tutto quello, mantiene quello che ha promesso, ma io non lo ricomprerò sicuramente perché non è quello che preferisco. Il secondo prodotto è questa crema della Lancôme. Si chiama Advanced Zenifique Activateur de Jeunesse. Allora, questa era un 5 ml e sono stata contenta di poterla provare perché ne sentivo parlare molto bene ed effettivamente è un siero fantastico. Allora, io utilizzo i sieri tutti i giorni sulla mia pelle mista e questo è fantastico perché lo va, si va a applicare, il tempo di applicarlo ed è già assorbito, quindi wow! Perfetto anche come base trucco, tranquillamente, durante il giorno non va a lucidare la pelle, è valido e oltretutto, essendo un prodotto da profumeria o comunque un siero di un marchio come la Lancôme, neanche l'inci è troppo male, quindi ok. Se mi è piaciuto così tanto, perché non lo dico che non lo comprerò mai? Perché il prezzo è assurdo. Allora, ho segnato 30 ml vengono 79,50 euro da Sephora. Buon prodotto, fantastico, mi piace un sacco, ma il prezzo è tremendo. E assolutamente non lo comprerò, però mi è piaciuto tanto. Ultimo prodotto per questo video. Allora, è sempre una crema viso, eccola qua, è quella della Biotherm. Dice di essere Life Plankton Sensitive Emulsion. Allora, è secondo le istruzioni un'emulsione adatta alle pelli sensibili. È una confezione da 5 ml. Allora, effettivamente è un'emulsione perché non è un siero, ma non è nemmeno una crema, è quasi lattiginosa e basta poco prodotto. Diciamo che sulla mia pelle mista, anche se ne applico poca, come si dice, l'assorbimento è veloce, ma non è immediato e quindi tende a lasciare un po' appiccicosa la pelle. Quindi di giorno, come base trucco, io non la uso. La uso alla sera, quando non ho bisogno di una super idratazione, ad esempio se mi sono struccato, ho usato il tonico, non voglio un'idratazione super, ne applico un po' e alla mattina non mi trovo con la pelle unta. Però è una cosa che posso fare in alcuni periodi dell'anno, perché ad esempio se c'è freddissimo oppure sto tutto il giorno fuori, ad esempio nei fine settimana, ho bisogno di un'idratazione maggiore. Comunque sia, questa l'ho usata per una settimana e il 5 ml tranquillamente mi è durato, però non la compro perché intanto non è adatta alle mie esigenze di pelle, perché non la trovo adatta a una pelle mista. Misto grassa no, pelle sensibile sì, però che sia normale o secca. E poi per il prezzo, l'ho segnato, 50 ml vengono 41,40 euro e l'ho visto da Douglas.
Allora, questi erano tutti i prodotti lo compro di questo mese. Quando ho un po' di campioncini che posso racchiudere, faccio questo tipo di video. In questo caso, di questi tre che vi ho mostrato, non ne comprerei nessuno e va bene così. Come sempre, fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video e soprattutto se vi sono stata utile. Fatemi sapere anche se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale. E mi raccomando di cliccare anche sulla campanella qui, così verrete avvisate ogni volta che carico una nuova recensione. E alla prossima, ciao!